E niente, passerei subito a presentare, a presentare gli ospiti, eh, sono conosciutissimi, però in queste situazioni si usa presentarli comunque. Quindi, ruberò qualche minuto per le presentazioni. Allora, cominciamo in rigoroso ordine alfabetico: così non faccio torto a nessuno, con Milena Gabanelli. E, e scusatemi, questa prima parte la leggo perché, come al solito, io poi rischio di dimenticarmi qualche pezzo importante. È una giornalista italiana, autrice e conduttrice televisiva. È stata inviata di guerra in Cambogia, Vietnam, Birmania, Sudafrica, Somalia, Cecenia ed ex Jugoslavia. Eh, impossibile parlare di lei, ovviamente, senza citare eh, Report, che è il programma televisivo in onda su Rai 3 che è stato pioniere e, e simbolo del giornalismo investigativo e di cui proprio lei è stata ideatrice nel 1997, no? se non sbaglio, eh. e, oltre a essere stata per anni il volto. Eh, attualmente collabora con il Corriere della Sera e con il TG della Sette. Bene, poi Paolo Ruffini, Paolo Ruffini è, è, è anche egli giornalista, ha lavorato per il Mattino, per il Messaggero, per i quali si è occupato di cronaca e di politica, dal 1996 al 2002 è stato direttore del giornale Radio Rai e dal 2002 al 2009 e poi dal 2010 al 2011 di Rai3, rete nella quale proprio sotto la sua direzione sono nati molti programmi eh, di successo e io direi anche di qualità. E nel 2011 poi è passato a dirigere la 7 fino al 2014 quando è diventato direttore di TV 2000. Nel 2018 poi è stato nominato prefetto del Dicastero Vaticano per la comunicazione, che è l'organismo voluto da Papa Francesco, nato nel 2015, e che raduna in sé tutta la comunicazione vaticana, dall'osservatore alla radio, alla Vatican News, alla tipografia anche, credo, vero? E, ecco è un uomo che in un certo senso ha fatto la storia perché è il primo laico eh, che ricopre l'incarico di prefetto di un dicastero vaticano. <ride> grazie, grazie. Allora, e poi eh, Maria Pia Velladiano, Maria Pia Velladiano è eh, scrittrice. È laureata in filosofia e teologia e ha felicemente, come lei ama sempre sottolineare, insegnato lettere per più di vent'anni ed è stata anche preside. E collabora con Repubblica, con la rivista Il Regno e con Il Messaggero di Sant'Antonio. Eh, La vita accanto, pubblicato con Inaudi, è stato il suo primo romanzo con il quale ha vinto il premio Calvino nel 2010 e, ed è arrivato ehm, al secondo posto, diciamo così, del premio Strega del 2011. Un libro, permettetemi una nota personale, che io ho amato e amo moltissimo, un bellissimo libro che consiglio a chiunque di leggere, un libro sulla fragilità, insomma, che di questi tempi eh, fa bene leggere è autrice di molti altri volumi, cito qui solo, ne cito qualcuno, Il tempo è un dio breve, ma come tu resisti vita, lei, e poi l'ultimo, in un certo senso, che è Adesso che sei qui, che è uscito nel gennaio del 2021. Nel settembre del 2021 poi ha pubblicato per Solferino, Oggi c'è scuola. Ehm, vi do l'anticipazione, non so se posso Maria Pia, eh, è addirittura d'arrivo, <ride> con grande gioia dei suoi estimatori il suo prossimo libro di cui non, ovviamente non, non, potrei dir, non posso dirvi di più. Benissimo, eh, mi rubo... Eh, bravi. Cerco di parlare velocemente proprio per non portare via tempo prezioso. Eh, due parole così di introduzione per dare qualche, qualche linea di riferimento. L'incontro di oggi è, è stato organizzato anche in collaborazione con la LEV, che è la Libreria Editrice Vaticana, e lo spunto, diciamo così, viene dalla pubblicazione di questo libro. Che è proprio arrivato in libreria da, da poche settimane. La parola ai racconti. 16 scrittrici leggano, leggono le parole e le parabole, scusatemi, dei Vangeli. È eh, un libro curato da Rita Armeni, Rita Pinci e Carola Susani e che è frutto di un'intuizione della redazione del supplemento femminile dell'Osservatore Romano Donne Chiesa Mondo, di cui abbiamo qui in prima fila anche il direttore Andrea Monda. Ecco, è un libro nel quale 16 scrittrici diversissime, diversissime per età, per formazione, anche per credo religioso, hanno ehm, raccontato, hanno costruito eh, dei racconti ispirandosi liberamente a, a, a delle parabole. E, le donne sono quasi tutte anche protagoniste di questi racconti. Eh, tranne, mi pare, in un paio di casi, e sono devo dire donne, donne splendide, ecco, figure splendide quelle narrate, quelle raccontate. E mi viene in mente, qui non, non voglio far torto a nessuno, ma eh, così cito quello che a me ha colpito particolarmente, che è il racconto di Te Aranno, che è ispirato alla parabola dei lavoratori della vigna. No? Perché? Perché c'è una. Un, come dire, un, un circuito virtuoso di donne che si aiutano e si comprendono l'una con l'altra. Eh, una donna è colei ecco che si eh, ribella a una vita di apparenza. Una donna che è la donna che l'aiuta nei lavori domestici è quella che eh, si accorge della sua difficoltà, no? che a un certo punto le chiede eh, ma cos'è che ti frigge l'anima, un'espressione bellissima, e una donna è anche colei che eh, porge una mano, a, a questa prima protagonista, eh, riconducendola a una, vita, a una vita degna dopo che eh, era diventata una senza fissa dimora. Ecco, quindi poi ne potrei citare veramente molti altri, però ehm, questo perché ho voluto citare questo, perché il titolo di questo incontro è eh, fiducia sostantiva femminile e quindi il, come dire, il messaggio implicito che contiene è che la fiducia è... Mh, in molta parte questione di donne. Eh, cito, cito qui eh, Salvatore Anatoli perché mi ha ascoltato stamattina, l'ho già, già citato anche stamattina brevemente, perché ha scritto un libro per il mulino, Il rischio di fidarsi, ehm, nel quale vabbè, legge un po' la, la dinamica di questo clima di sfiducia che c'è oggi, ma questo ci interessa relativamente, insomma, ne dà una lettura, ne dà delle, delle motivazioni. Eh, ma mi interessa sottolineare... Quello che lui dice in questo libro relativamente alla, alla fiducia, come dimensione proprio originaria della vita umana. No? Eh, lui dice non è un sentimento, è uno status originario. Eh, noi non daremmo mai fiducia a qualcuno se non avessimo per primi sperimentato non tanto la fiducia quanto la sicurezza. E lui riconosce, individua eh, diciamo, questo, questo momento nel quale noi eh, viviamo la fiducia come status originario eh, nel rapporto madre-figlio. Lui addirittura tratteggia, dice che l'icona di questa, di questa mh, sicurezza eh, originaria di cui ci rimane memoria no, impressa nella mente è eh, la Madonna del Latte. Una Madonna, che è Maria, che allatta il bambino e che è presente moltissimo nella nostra arte. E quindi è un'immagine molto, molto bella. E lui dice che ehm, noi alla fin fine possiamo agire proprio la fiducia come atto intenzionale solo perché l'abbiamo ricevuta all'origine e noi l'abbiamo ricevuta. Attraverso comunque una figura femminile. Stamattina eh, Johnny Dotti diceva ric ricollegava ulteriormente la fiducia al femminile, dicendo che la fiducia è sempre frutto di un trauma alla fin fine, e il trauma originario attraverso il quale tutti noi siamo partiti, passati è eh, il parto. E, e anche questa è, è roba da donne permettetemi questa, questa così, espressione un po', un po' cruda però è, è così e, quindi io adesso mi fermerei e lascerei la parola chiedo scusa se ho rubato un, un, qualche minuto in più rispetto al previsto vi eh, do un po' una, come dire, un, un quadro di come si svolgerà questa oretta, oretta e dieci al massimo che ci attende. Noi faremo due giri, io farò prima una domanda a tut, unica a tutti i relatori che risponderanno in rigoroso ordine alfabetico come prima, così non si fa torto a nessuno, e eh, poi una domanda invece specifica a ciascuno di loro e poi vedremo che ora... Abbiamo fatto e vediamo se ci sarà spazio perlomeno per una domanda. Ecco, ci piacerebbe molto lasciare spazio alla, alla platea, anche perché eh, in genere il Festival Francescano ha una platea che è molto partecipativa ed è bello perché si instaura un dialogo molto vero, molto, molto sincero. E, a questo punto, io passerei quindi alla prima domanda, che è una domanda ehm, comune a a tutti e tre i nostri, i nostri relatori e i nostri ospiti. Dunque, mh, abbiamo ripetuto più volte, insomma l'ho detto più volte, il tema di questo incontro è fiducia sostantivo femminile. Siete d'accordo? Cioè, corrisponde al vero, secondo voi, il fatto che la fiducia sia un'attitudine che viene declinata maggiormente al femminile? A me personalmente viene da dire proprio di sì, no? nel senso che non tanto perché è una cosa che si usa dire e che però sulla quale qualcuno avrebbe magari qualcosa da ridire, non tanto perché le donne sono più portate alla cura, sono più portate all'accoglienza, eh, ma perché le donne da sempre si preoccupano e si occupano di più di relazione. E la relazione è eh, l'elemento in cui la fiducia diventa basilare. Eh, anche qui permettetemi di citare un altro racconto che è quello che ha scritto Maria Pia Veladiano nel libro, eh, che lei si è ispirata invece alla parabola del seme di grano e tratteggia quattro figure femminili splendide. Mentre devo dire, Maria Pia, che l'unico uomo non ci fa una grande figura no? nel tuo racconto, anche se va detto che è molto amato. Cioè le donne anche sono espressione di amore e non viene mai stigmatizzato, cioè viene compreso in questa sua diversità, in questa sua un po' immaturità affettiva oltre che esistenziale. Quindi ecco, a me viene da dire che effettivamente è così, però mi interessa sapere il vostro parere che è molto più autorevole del mio, quindi io chiederei intanto a Milena Gabanelli. Buongiorno, eh, allora io vorrei parlare intanto per non sono una sociologa, un'antropologa, quindi non ho indagato, non sono in grado di trasferire grandi considerazioni sulla, sulla fiducia, eh, se non in rapporto alla mia esperienza in tanti settori. Eh, intanto io credo che sia un sostantivo neutro come lo è la stima, come lo è l'affidabilità. Come lo è il lavoro, il credito, l'affidamento che sono sostantivi maschili. Eh, detto questo, eh, senza scomodare le innumerevoli avvelenatrici di tutti i tempi che eh, hanno incassato denaro vendendo arsenico, passando per eh, Irene di Bisanzio che ha fatto accecare il figlio. Per non dividere con lui il potere dalla Cianciulli alle donne di mafia, io credo che ehm, ci siano donne degne di fiducia e uomini degni di fiducia, donne non degne di fiducia e uomini non degni di fiducia. Quindi, detto questo, non c'è dubbio che le donne hanno eh, minore opportunità di dimostrare quanto sono degni di fiducia perché eh, non rincorrono eh, le opportunità di leadership per via del fatto, a mio parere, che sono loro stesse ad avere, a non avere abbastanza fiducia in se stesse. E la leadership è il metro con cui si misura la fiducia. Ora, quelle che ci riescono perseguono un modello che è maschile, che è quello insomma, che vuole la società, soprattutto la nostra e intendo quella italiana. E qual è? Ed è quella che io ho visto e continuo a vedere. Quella, di, 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 quella delle, delle conoscenze piuttosto che della conoscenza, vale a dire tanto corridoio, inanellare relazioni, cene, mondanità per arrivare a. Ora eh, le donne. Che amano il loro lavoro e, e lo vogliono fare bene, dedicano già tanto tempo al loro lavoro, poi, possibilmente, fra lo scegliere il corridoio e tanto altro tempo dedicato ad altro, perché in base alle relazioni, costruisce la leadership, preferiscono occuparsi dei loro figli, dei loro mariti, dei loro amici, delle loro cose. E questo è un fatto. Quindi, chi Riesce, eh, per carità, mh, non tagliamo giù queste parole con, con l'accetta anche se suona così perché non voglio generalizzare, no? però generalmente chi riesce ad accedere a posizioni di grande visibilità e quindi ad, ad accedere ai famosi luoghi di potere e di, eh, e di leadership ha percorso un po' quella strada. Quindi non ne ha fatta una diversa. Quindi eh, è uno dei motivi per i quali poi è stata sono state introdotte le quote rosa, per, perché eh, insomma, non si poteva più guardare il fatto che non, ci fo non fosse equamente, eh, fossero equamente distribuite le posizioni di vertice, però attraverso quel meccanismo. Quindi non è un meccanismo che passa dal merito, ma è un meccanismo distorto e molto opaco. Per chiudere, nel momento in cui riusciremo ad avere una società realmente meritocratica, e io penso che in questo le donne svolgono il loro lavoro spesso invisibile molto meglio e con maggior scrupolo di tanti uomini. Ma non si vede nel momento in cui l'unico parametro per accedere al livello superiore sarà il merito e non tutta questa altra cosa di cui ho parlato prima, allora si potrà parlare di parità, se non altro per via del fatto che le donne sono in un numero superiore agli uomini. Quindi a quel punto avremo una parità, ma una parità di qualità e non una parità di numero che a mio parere è solo offensiva. Grazie, io chiederei appunto di parlare di seguito così non porto proprio via tempo perché abbiamo veramente i tempi ristretti. Ehm, rispondo alla domanda e anche in qualche modo a, a, come dire, interagisco con le cose che ha, detto, che ha detto Milena provando così a fare una conversazione. E anche io e anche prima di venire qui eh, domandavo anche in conversazione tra di noi. Se non fosse troppo schematica la, la divisione, sostantivo femminile, quindi fiducia è una cosa che appartiene alle donne e mi sentivo un pochettino <ride> escluso. E in realtà anch'io penso che appunto ci sono, ci sono uomini che meritano fiducia e donne che non lo meritano e viceversa, che, che danno o che non danno. È però vero, credo che c'è una radice femminile e perché. Penso da uomo di poter dire, con una qualche approssimazione, poi gli schematismi sono sempre come dire, un po' ingannevoli, che il pensiero femminile è un pensiero inclusivo, è un pensiero fondato sulla relazione, il pensiero maschile è forse più basato sul, sul conflitto, sull'affermazione del, del sé rispetto, rispetto a, una, a un discorso di relazione, diciamo, con, nella costruzione di una, di una comunità. Detto questo poi tutto, <ride> tutto dipende, tutto veramente è, è dipende. Allora se io vedo alla mia esperienza di, di, di giornalista nelle, delle donne per esempio nei luoghi di lavoro che io ho frequentato, quindi i giornali o i, o i luoghi della comunicazione, io per esempio vedo riguardo all'uso delle parole, un'attenzione maggiore nelle donne rispetto a quella che usano gli uomini. cioè noi, noi viviamo in un mondo della comunicazione che usa le parole in maniera conflittuale, secondo me retaggio del, del pensiero maschile, e le donne hanno una cura della, della, della parola eh, diversa da quella dell'uomo che è un, un uso della parola per costruire una relazione. O una... Poi hanno una maggiore capacità, le donne secondo me, di ehm, costruire eh, il, um, un, un, un clima eh, di relazione sui posti di lavoro. E su questo secondo me non so se, sono, se ho capito bene Milena o se sono... O se sono... O se ho equivocato sul tuo pensiero. Il tema, secondo me, non è quello, perché la, la, la costruzione della, della leadership secondo il paradigma eh, maschile porta all'affermazione di sé, cioè la fiducia in se stessi e non nel collettivo. Io penso che noi usciremo da questo schema eh, maschile soltanto se acquisiremo la, la fiducia nel, nella, nel gruppo piuttosto che nella Affermazione del singolo. L Affermazione del singolo è un, è un pensiero molto maschile, e eh, quindi il leader. Se le donne, secondo me, pensano di, di risolvere il problema con, con, eh, con eh, l'uguale contrario, secondo me siamo sempre, uno, siamo sempre dentro uno schema maschile, mentre penso che eh, la fiducia è la fiducia nel, nell'uomo come genere umano, la fiducia è fiducia nella, nella costruzione di qualcosa che comunitario e non, e non singolare. Quindi io direi, eh, direi questo soprattutto e poi volevo aggiungere una cosa riguardo alla meritocrazia e anche che mi porta forse a dire qualcosa su, sui giorni nostri su un tema totalmente, su, tal, totalmente differente. Io non penso che la fiducia sia qualcosa che è solo legata al merito. E nel senso che uno la, la, la fiducia è, è nel dare fiducia a ognuno per quello che può dare e che così noi costruiamo un mondo più giusto senza scarti senza senza, sì, senza, senza separazioni senza, il Papa direbbe senza scartare, senza scartare nessuno, se noi costruiamo solo una società eh, competitiva meritocratica Secondo me di nuovo non siamo dentro uno schema della fiducia. Il bello è dare fiducia a chi apparentemente ti pare non meritarla. Questo mi porta a dire una cosa, so, so che Maria Pia ha studiato Bonhoeffer, quindi lo cito col timore di essere, di essere smentito perché è la di uno che lo ha studiato, ma, ma se non sbaglio Bonhoeffer per esempio anche sulla guerra, è uno che sappiamo che... Diciamo, che la sicurezza e la pace nasce dall'affidamento di qualcuno in cui per principio potresti non fidarti. È quell'affidamento che cambia le cose. Se noi costruiamo tutto sulla fiducia soltanto in noi stessi, cioè sulla diffidenza dell'altro, eh, che è il classico pensiero maschile, eh, non costruiamo né la pace né una, né una comunità migliore né un luogo di lavoro migliore, eccetera. Mi fermo, spero di non aver citato a proposito Bonofre. Sì, Io approfitto intanto che eh, passa il microfono a Maria Pia proprio per dire che questo sostantivo femminile eh, che ha dato il, il titolo a questo incontro di oggi si riferisce proprio all'origine, all no? non tanto appunto al, al, a chi è degno di fiducia. Maria Pia? Posso fare, sì, posso fare una presenza. Certo. No, perché... Breve, breve però, eh, mi raccomando. No, nel dubbio che di... non vorrei essere stato equivocato, cioè per merito si intende meritevole di fiducia, meritevole di apprezzamento, meritevole di, ehm, di fiducia in base appunto, ognuno ha le proprie caratteristiche, ognuno ha il proprio dovere, ognuno ha il proprio compito. Eh, quindi la meritocrazia è il punto di partenza. Io ti riconosco. Eh, e ti do fiducia in base a quello che sai fare e non in base a chi conosci, a chi ti raccomanda, di chi sei parente. Cioè bisogna prima di tutto passare questo, dopodiché po possiamo affrontare qualunque altra cosa, ma se il primo passaggio è ostacolato da questa griglia, stiamo parlando sono parole al vento, questo intendevo dire. Maria Pia, secondo te invece? Sì, allora, mi hanno detto di parlare ad alta voce perché si sente poco, è troppo alta? Così va bene, ok, mi hanno fatto questa raccomandazione. Allora, io parto in modo un po' diverso, parto dalla storia di Giuditta della Bibbia. Qualcuno la conosce? Parlarne qui è anche un po' temerario perché molti la conosceranno meglio di me, che non sono teologa. Però è una delle storie più belle di donne che io conosco nella Bibbia, per tanti aspetti, ma per l'aspetto della fiducia dico perché. Allora, noi sappiamo la storia per chi non la, non la ricorda: no? Giuditta, questa vedova, eh, la città di Betulia, c'è Olofe, eh, Oloferne, il generale di Nabucodonosor, che sta, la mette in assedio, e sono, sono alla fame, ma soprattutto alla sete perché prende l'acqua, no? prende la fonte, tipico dell'assedio. Resistono, 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 si affidano al Signore, gli anziani della, della città, finché non cominciano a morire i bambini. La Bibbia dice così. Quando cominciano a morire i bambini decidono questo. Pregano ancora il Signore perché ci credono tanto, insomma sono naturalmente legati alla loro storia, però dicono se il Signore in cinque giorni, entro cinque giorni non ci salva, ci arrendiamo. Se il Signore, noi ci arrendiamo. E questa vedova che non può andare in assemblea perché è una donna, che non può parlare in assemblea perché è una donna, convoca gli anziani che vanno da lei solo perché è autorevole. E fa un discorso straordinario, fa un discorso straordinario, dice ma voi siete pazzi, avete tentato Dio, cioè avete detto se allora. E lei dice tutta una serie di cose, dice il Signore ci può salvare in cinque giorni, certo che può, può salvarci oltre i cinque giorni. Può anche non salvarci, può non salvarci, può abbandonarci, può non salvarci, poi c'è tutto il resto che noi conosciamo, lei parte, no? c'è tutta la storia che è quella che poi agli artisti piace di più perché c'è questo aspetto un po' truce che finalmente si uccide l'uomo maschilista con una bella testa in mano, ma cosa vuol dire che può anche non salvarci? Lei eh, lo dice di fro, vuol dire che della vita fa parte il male, cioè fa parte la incomprensibilità, il tradimento anche di Dio. Io posso, no, lei prima dice anche altre cose, voi non capite il vostro cuore, pretendete di capire il cuore di Dio. Dice un mare di cose teologiche straordinarie. E lei vuole dire attenti, della vita fa parte anche il tradimento. Di Per noi, quello che è il tradimento, cioè Dio ci sta, sta tradendo la nostra fiducia perché poi lei lo dice: Noi ci crediamo, noi siamo bravi, cioè noi siamo tutti, siamo il suo popolo, no? Ed è questo un po' il punto, no? Quando lei fa questa operazione, supera non solo la tentazione di tirare Dio per gli stracci, non solo quella del ricatto: se tu sei Dio allora mi salvi, eccetera. La fiducia ha una dimensione di. Come dire, di pericolo, di, di possibilità che si cada, che si, è, che si venga lasciati cadere, che si venga, ma non perché eh, Dio è cattivo, la vita è cattiva, eccetera, ma semplicemente perché la vita è così, cioè è anche questo. E, ed è lì che, che funziona il meccanismo della fiducia: che se funziona, la vita può continuare, in lei funziona farà delle cose terribili e la vita continuerà, ma se non funziona si torna a essere schiavi, quelli che preferiscono le cipolle in Egitto, però eh, almeno mangiavano e non stavano morendo di fame. Allora, questa storia di Giuditta che è secondo me straordinaria, vuol dire che la fiducia comprende anche la possibilità di non essere, di non essere che, che venga tradita, ma alla radice, all'origine. Detto questo, senza fiducia noi non, non potremmo neanche vivere. Tutti voi vi fidate che questa volta non stia cadendo sulla testa, ma è banale, però è così. Naturalmente talvolta le volte cadono, l'abbiamo visto a Roma insomma, pochissimi giorni fa, questi poveri ragazzi che sono anche caduti, no? però noi ci fidiamo e lo stiamo facendo. In generale funziona, non funziona sempre, ma il, diciamo che non funziona sicuramente nulla nella vita, nulla se non diciamo vediamo l'altro in una prospettiva che è quella del eh, credito di fiducia, ogni bambino nasce, diceva un medico che è inutile che andiate a cercare sull'enciclopedia perché non, ah, non c'era, un grandissimo uomo che ha fatto una bellissima lunga vita, si chiamava Charles Bignon, diceva ogni bambino ha diritto di nascere con un credito di fiducia. Ogni bambino ha questo diritto, che è la grandissima lezione moderna, perché uno dice, oh, stai parlando di roba estratta, quindi voglio dire, a fare i discorsi sono buoni tutti, la grandissima lezione moderna è di Yunus, che ha fondato la eh, Gremen Bank e che ha detto, ogni, che è la banca del microcredito, la banca dei poveri, no? che ha funzionato al di là di ogni possibile, allora, di ogni possibile immaginazione, no? lui ha scoperto che eh, dando fiducia, in questo caso ai poveri, agli imbancabili, quelli che non si potevano, che, che, a cui le banche non davano niente perché erano troppo poveri, questi moltiplicavano, moltiplicavano le loro energie di vita e riuscivano a restituire eh, con un indice di insolvenza bassissimo, molto più basso di qualsiasi altra banca, che invece eh, presta solo ai miliardari, ai ricchi e così via. E lui ha osservato, è scientifica questa cosa, andate a vedere i suoi libri, chi non li conosce, sono meravigliose. E dice: Io all'inizio ho dato agli uomini e anche alle donne. Cioè facevo il microcredito, però funzionava solo con le donne. Gli uomini andavano a bere, dissipavano e non restituivano, e allora ho dato solo alle donne. Chiudo dicendo perché. Perché funziona con le donne? È un sostantivo femminile? Sì, secondo me sì, ma non nel senso che perché gli uomini non possono, ma perché c'è qualcosa che le donne possono insegnare agli uomini in, questo, in questa eh, e nella loro diciamo, capacità di convivere può avvenire questo miracolo di aumentare la fiducia del mondo. E perché? Beh, insomma sarebbe, diciamo, è un po' lungo ma forse in un attimo potrei dire così. Una donna, anche se non ha bambini, anche se non genera, sa che quando si genera deve aff si affida automaticamente. Non è che quando una donna aspetta un bambino, mettendosi in un angolino e covando bene, cova meglio e il bambino le viene meglio. Affi si affida a quello che sta capitando dentro di lei. È un affidamento totale. È un atto di fiducia, in qualche modo, che è previo e eh, è in questo è in, è nasce, come dire, la sua vita si articola intorno a questa fiducia che è eh, l'atto del generare. In questo sono conservatore Anatoli, anche se non del tutto, eh, perché poi lui ha tutta un'altra un componente che viene dietro. E quindi eh, sì, è un sostantivo femminile perché eh, per, tutto, per tutti questi motivi, ma non vuol dire che non possa diventare maschile, che non possa diventare maschile nella misura in cui le donne, qui sono con Milena Gabanelli naturalmente, sono assolutamente d'accordo, nella misura in cui le donne non possono far valere molto di più questo, questo loro aspetto. Per quanto riguarda il me, attraverso la responsabilità, la corresponsabilità del vivere civile. A questo proposito è chiaro che il merito va benissimo nella misura in cui si parte da una base che sia in qualche modo diciamo, confrontabile. La partenza delle donne è da una base talmente lontana rispetto a, diciamo, alla possibilità di responsabilità, di carriera, di, di contare anche nella Chiesa, voglio dire. Che eh, partendo da lì è difficile usare il merito e basta, insomma, come criterio. Le Quote rose hanno avuto anche questo significato: di poter di dover in qualche modo giocare altre carte. Che non sono belle carte. Vuol dire che non ha funzionato qualcosa. Insomma. Grazie, grazie Maria Pia. Io scusate, devo, devo essere cattiva con i tempi, ma eh, dopo di noi c'è un, un altro incontro. Eh, bene adesso farei invece una domanda a ciascuno di voi ehm, al contrario cioè in ordine alfabetico ma partendo da Maria Pia in questo caso eh, voi qui rappresentate tre mondi mi dispiace come dire incasellarvi solamente in questo però eh, per una questione di, di, di semplicità eh, Maria Pia abbiamo detto che ha insegnato per oltre vent'anni eh, ama molto la scuola Quel libro che ho citato prima, Oggi c'è scuola, lo dice in ogni riga, in ogni pagina. È un libro che è stato pubblicato a settembre del 2021, all'indomani praticamente della, del momento più critico della pandemia, quando le scuole sono riaperte dopo le varie dad, le varie chiusure. E che sono stati dei momenti che hanno mostrato, hanno messo la scuola sotto una lente di ingrandimento e ne hanno mostrato eh, come dire, i, i grandi limiti ma anche le grandi, le grandi opportunità che sono nascoste e, e forse è proprio il momento, come dire, di mettere a frutto, di rielaborare quello che è stato l'insegnamento della pandemia e cercare di far sì che, questi, che queste opportunità eh, trovino un compimento. Ecco, quindi Maria Pia, io volevo chiederti, la scuola comunque è vituperata, no? Si vede, eh, i tagli finisce sempre che vanno lì, quando bisogna tagliare su sanità, su, su scuola, eh, eh, noi italiani critichiamo le nostre scuole che sono in realtà tra le migliori al mondo, eh, come, da, da che cosa dobbiamo ripartire secondo te per restituire, eh, per dare fiducia alla scuola perché eh, si riappropri della propria credibilità? Intanto direi che eh, diciamo noi persone, donne e uomini di scuola stiamo benino, eh, nel senso che le ultime, cu, cu tutte le ultime indagini, le ultime, il, che sia il census, che sia il rapporto Talis, insomma voi potete cercare dappertutto, dice che la fiducia intorno alla scuola sta intorno al 52-53% per dare un'idea siamo sotto il Papa quindi siamo, quindi siamo piuttosto contentini. Insomma, e I politici, la politica sta all'8, all all al 7 al 6%, quindi si preoccupino gli altri, insomma, noi stiamo abbastanza benino. E diciamo che però la stampa non ci ama molto e la politica ancora meno, forse perché è invidiosa, nel senso che eh, ogni politico che arriva a, 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 a governare pensa bene di utilizzarla in chiave demagogica. E questo non fa bene a nessuno, perché la scuola vive di tre articoli della Costituzione, il tre. Il 33 e il 34, cioè vive del suo, della sua missione, il 3, cioè eh, diciamo, ridurre i fattori che impediscono l'uguaglianza, il passaggio cioè dall'uguaglianza formale, articolo 1, all'uguaglianza sostanziale. E il fattore principale direbbe Don Milani è la cultura, quindi lei vive di questa missione di ridurre il fattore di disuguaglianza che è la, cultura, che è la diversità culturale, poi 33 e 34 è la libertà di insegnamento eccetera eccetera. Quindi la scuola vive di questo e eh, diciamo che questa, tutta questa libertà non piace molto a una politica che vive prevalentemente di demagogia, parlo degli ultimi vent'anni, insomma così non faccio torto a nessuno da questo punto di vista. La seconda cosa è premesso che stiamo meglio di altri, quindi stiamo piuttosto bene. La scuola, eh, diciamo, basta che faccia il suo mestiere di tenere insieme le persone, sapete? Cioè non è che deve fare miracoli. Deve restare scuola pubblica che raccoglie tutti, che accoglie e raccoglie tutti, perché è l'unica realtà che raccoglie tutti e nella reciproca conoscenza, nella reciproca conoscenza c'è la possibilità di coltivare la fiducia, non ce n'è un'altra. Io Stamattina mi ho riso con voi, forse qualcuno c'era anche, no? Quando eh, Gianni Dotti ha raccontato questo diciamo, simpatico aneddoto alla fine del, del suo incontro, quando ha detto c'era questo qui che non sopportava i neri, non sopportava gli africani, eccetera, eccetera. No? Però ecco, io posso anche dire perché poi invece alla fine dice ma se mi toccano questi qui che sono cresciuti con me negli ultimi tre anni faccio fuori tutti, no? Perché? Perché li ha conosciuti. E dov'è che ci si... Perché li ha conosciuti? Non diventa lo straniero ma diventa uno che ha un nome. Infatti involontariamente Giovanni Dotti l'ha detto, no? l'ha fatto senza, di, senza sottolineare, l'ha detto prima è arrivato lì che dice odio gli stranieri, odio gli africani, odio gli immigrati, quando poi ha conosciuto dice alla fine io se mi toccano fatti, ma perché e li ha chiamati per nome, ed è l'unico posto in cui noi possiamo chiamare per nome la nostra comune umanità, è esattamente la scuola. Eh, non ce n'è un altro in questo momento in Italia, la, è, la scuola pubblica, è la scuola pubblica, quindi va difesa come bene comune, non c'è altro. Basta che ci lascino lavorare, non c'è nient'altro da fare. Grazie, grazie Maria Pia. Eh, Paolo Ruffini, ecco, eh, lei è qui come. Diciamo esponente della Chiesa, no? <ride> questa categorizzazione che mi sono eh, permessa di fare così col, con l'accetta. Ehm, non possiamo dire che la Chiesa stia vivendo un deficit di fiducia, nel senso che rimane comunque una delle istituzioni nei confronti delle quali la fiducia continua a essere eh, più alta, in particolare il Papa. C'è l'indagine Demos del 2018 dalla quale proprio prendiamo che. Il 70% degli intervistati dichiara di avere molta fiducia nel Papa a fronte di un 38, ahimè, che dice che ha eh, fiducia nella Chiesa. Quindi diciamo che la, la, la fiducia, la credibilità della Chiesa, ehm, presenta un, un volto sfaccettato. Ecco, non è definibile come un deficit di fiducia, ma non è neanche come dire, ehm, pienamente. Incredibile da questi dati perché questo famoso 38% era il frutto di una perdita netta di 20 punti rispetto a 10 anni prima, quindi nel 2008 quel 38% in realtà era un 58%. Ecco come possiamo leggere. Questo atteggiamento così diversificato che vede da un lato le chiese che si stanno svuotando anche dopo la pandemia. E dall'altro lato, però, questa dichiarazione eh, di fiducia che la gente comunque, che noi italiani, continuiamo a esprimere nella Chiesa, nei confronti della Chiesa. Dunque, eh, parto da un. Sì, i numeri sono quelli però cerchiamo di capire secondo me che cosa eh, ci dicono i numeri e anche in, in che modo interpre interpretare almeno questo e, e poi provare, provando ad avere uno sguardo anche al di là dell'Italia eh, dell come diceva anche ieri, Maria, beh, ieri poco fa Maria Pia e adesso tu il Papa continua ad avere una grande fiducia in quanto persona ma in quanto interprete di una cosa che ha una sua radice evangelica allora il tema è che cosa è la Chiesa e quei numeri secondo me eh, indicano una, una richiesta e una sofferenza della gente in Italia, ma non soltanto in Italia, per una cosa che noi come uomini e come Chiesa non siamo in grado di esprimere, che il Papa dice bene, perché è bravo, perché è un leader, perché ha la grazia, perché... e che la Chiesa come istituzione, nei secoli e poi nei decenni e poi negli anni forse ha un poco smarrito. Se noi pensiamo alla Chiesa come istituzione, la Chiesa come istituzione, come anche la maggior parte delle istituzioni, ha un problema di, di fiducia. Ma la Chiesa per chi ci crede, ma anche forse per chi non ci crede, non è primariamente un'istituzione, è primariamente una comunità di persone unite da una fede che mettono in comune e offrono all'altro, non per colonizzarlo, non per, eh, nemmeno per catechizzarlo, ma semplicemente per testimoniare un modo diverso di vivere. Questa cosa qua la Chiesa l'ha un po' persa. E per questo la gente va di meno nelle, nelle chiese. Per questo ci sono meno vocazioni, perché le vocazioni sono espresse da una comunità. Se una comunità non c'è, non ci saranno nemmeno le, le vocazioni. Come da cosa si può ripartire? Secondo me c'è un clamoroso equivoco che riguarda il mio mestiere, anche per la parte di non essere un, un, un credente più che un uomo di chiesa. Io sono un battezzato che gli è capitato. Di, essere, di avere questa, questa, questo ruolo da, da parte del Papa. Che cos'è? Che noi possiamo saltare la dimensione comunitaria attraverso la comunicazione da punto a massa o una, 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 o una visione salvifica della delle tecnologie, per cui noi risolveremo i problemi della Chiesa con i social media, risolveremo i problemi della Chiesa con il metaverso, risolveremo i problemi. Non è così. Almeno secondo me non è così. Racconto e poi mi taccio così appunto abbiamo, lasciamo anche spazio per le, per le domande. Quando c'è stato il lockdown, si è avuta precisa la dimostrazione del bisogno e della, e della possibilità di ricostruire una comunione, che non è data soltanto dal, dal numero, le statistiche non dicono niente, ma è data da un bisogno che c'è di una lettura trascendente. Comunque, da una lettura sapienziale di quello che ci accade, il Papa inizia, inizia, cioè, autorizza noi come sistema dei media vaticani a trasmettere in diretta le sue messe da Santa Marta. Di solito sono delle messe eh, private, perché insomma, per comunità piccola, perché è giusto che ognuno vada nella propria comunità. E succede una cosa pazzesca, strabiliante, cioè TV2000 che inizia a trasmetterla per prima passa dall'1% al 10% di ascolto alle 7.30 del mattino. Se ne accorge eh, il direttore di Rai 1, che è un ex collega mio e di, e di Milena quando sta a Rai 3, mi chiama e mi fa ma io posso trasmettere la messa di Santa Maria? di concerto la si manda a tutto il mondo, in quel momento la trasmetteva a tutto il mondo, dalla Cina al Sud America eccetera e quindi la prende. Naturalmente mi chiama il direttore di TV 2000 e dice ma mi hai fatto questo sgarbo? Dico no, la do, la do a tutti. il TV 2000 scende dal 10 all'8, Rai 1 passa dal 16 al 34% di share, a cui puoi sommare varie televisioni locali cattoliche e anche non cattoliche. Quindi dalle 7:30 alle 8 e un quarto all'incirca il 60-70% di persone che sicuramente non andava a messa tutti i giorni, e cioè che sicuramente non erano tutti, tutti cattolici: e partecipa a questo momento, momento di preghiera, quindi esprime un bisogno. Che poi noi come Chiesa forse non siamo, non siamo in grado. Il Papa, poi, però, quando finisce il lockdown, dice adesso basta perché le persone devono ritrovare la loro, la loro comunità. Non è, non è così. Che altrimenti noi ricostruiremo una, una vera comunità. E non è con operazioni di marketing, di cose che ogni, che ogni tanto non ci mettiamo, ma è ricostruendo la verità di una relazione. Quindi la, la, la Chiesa vive e cresce se sa costruire una relazione. Così si è diffusa nei secoli e così continua a diffondersi. Poi ci sono episodi di cose che sono successe in Italia e non solo in Italia, perché siamo uomini, perché comunque il male c'è, non è inutile poi pensare di vivere, di vivere in un mondo angelicato, per cui uno perde la fiducia in una persona e poi attraverso la persona magari perde la fiducia nella, nella, nella Chiesa come comunità, ma da lì si deve ri, ripartire, dalla comunità che attraverso... Questo ritorna al tema femminile perché il Papa quando parla del, del, del ruolo delle donne nella Chiesa, che ci sarebbe bisogno di molte più donne in posti, non di potere, che la Chiesa non è un potere ma un servizio, come diceva Milena, diciamo comunque c'è bisogno delle donne. Cioè, il, Papa, il Papa ricorda il ruolo di Maria e dice che la, la donna ha questa capacità di costruire comunione più dell'uomo che ha magari un pensiero più gerarchico e più competitivo. Basta, grazie. Grazie, grazie. Ecco, forse più donne i ruoli di, di responsabilità, potremmo dire, ecco, per non usare la parola potere. E Milena Gabanelli. Delle donne prete. <ride> Ah, questo <ride> ci siamo dimenticati di dirle che era un argomento di cui non dovremmo parlare. <ride> no, scherzo, ovviamente, scherzo. Eh, no, Milena Gabanelli, eh, tu sei rappresentante qui, eh, scusami, ma eh, del mondo giornalistico. No? Ecco, la stampa. I giornalisti eh, oggi eh, fanno i conti con un deficit di fiducia che mi viene da dire non è mai stato così alto. Dai tempi della diffusione, dell'ampia diffusione della stampa, eh, ne sono date, state date mille motivazioni, mille interpretazioni: il fenomeno della disintermediazione, per cui ciascuno può fare tutto, compreso trovare le notizie, capire qual, cosa è vero e cosa non è vero, i social, il web, addirittura qualcuno ha chiamato in causa anche eh, la free press, le fake news. Comunque, al di là delle motivazioni, probabilmente sono una somma, una, una sintesi di tutto questo. Dove sta la verità secondo te? Cioè, mh, perché eh, la stampa, la, le persone oggi non si fidano più dei giornali, non si fidano più dei, dei giornalisti? E da dove ripartire? Non dico da dove eh, quale può essere la soluzione, perché è di difficile soluzione, ma da dove ripartire per eh, riacquistare questa credibilità che abbiamo perso? Allora la somma delle cose che hai elencato non è poca roba però, eh? cioè, hai detto c'è cioè, A, B, C, D, E, a prescindere da questo, Insomma, se prescindiamo dal fatto che uno prescinde dal corpo c'è cioè solo la testa, ma non si cammina poi alla fine, comunque secondo me ehm, c'è cioè, da una parte un bombardamento di informazioni continue, un flusso inarrestabile che arriva da ogni dove. Le fonti spesso non sai quali sono per, proprio per, per la quantità. Eh? Eh, la rapidità con cui noi vogliamo comprendere eh, cosa sta succedendo, quindi ci basta un titolo. Il titolo spesso è forzato. Quindi, tutto questo non può che creare una grande confusione perché ti sfugge la comprensione dei fatti e di conseguenza, se ti sfugge la comprensione dei fatti, la colpa è del giornalista. Cioè, è un po sono un po' vere tante cose. Per quel che riguarda. Allora, andiamo dalla parte dei lettori, tanto per cominciare. Fino a una decina d'anni fa, chi voleva essere informato andava all'edicola, spendeva il suo euro e comprava il giornale. Dopodiché, eh, grazie ai social, Dio li benedica, cioè, sono di enorme, grandissima utilità. Tuttavia, i pezzi di informazione ripresi da ogni dove, postati, sono disponibili gratuitamente, ci sono Tantissimi innumerevoli siti web, quindi l'informazione è accessibile senza pagare. Ma che informazione è? Boh, non lo so perché eh, tanti siti non è che rispondono di quel che pubblicano perché spesso, non lo so, sono registrati eh, a scopie piuttosto che eh, in Georgia, firmati da chissà chi. Fanno un'attività di propaganda, di disinformazione costante continua, però pezzi vengono presi e ripostati su altri siti, su altri luoghi, quindi tu perdi l'origine delle fonti. Hai un bel andare a ricostruire tu, testata nazionale, autorevole, eccetera, nel momento in cui per accedere a te devi pagare perché le persone, tante persone, preferiscono non pagare. Io vedo quelli che mi scrivono e mi dicono, io vorrei leggere, ma dopo tre accessi il Corriere mi mette il muro, cioè, ovvero chiede l'abbonamento 9,9 euro al mese, che è più o meno quello che chiedono un po' tutte le testate. Cioè non si è più disponibili a pagare, ma dall'altra parte ci sono dei giornalisti che devono essere stipendiati, un editore che deve pagare le spese. E quindi come fa a tenere in piedi tutta questa baracca? La tiene in piedi con la pubblicità, la pubblicità come la raccogli? Con i click. I click presuppongono dei titoli sparati e che attirino, perché l'importante è cliccare. Poi Cosa importa se quello che vai a leggere non necessariamente corrisponde a quello che il titolo ti promette? Tanto pettegolezzo, tanto gossip, tanta confusione. L'importante è fare flusso. Fare click per portare a casa la pubblicità, per pagare i giornalisti, per pagare la testata, la quale a sua volta è contorniata ovviamente avendo meno risorse, utilizza una grande quantità di collaboratori che sono pagati quando va bene, 15 euro per 30 righe. Allora, se tu devi fare scrivere in un'ora 30 righe su un incidente, sei a Milano ed è successo a Monza, non è che prendi sul treno, prendi la macchina, vai a Monza a vedere, cosa... fai due telefonate e possibilmente cerchi di arrivare in fretta, senza sbilanciarti, riportando cose che hanno detto altri. Il più delle volte appunto sono dei comunicati trasformati in articolo. Non solo, il più delle volte sono eh, degli, a... degli articoli sponsorizzati e mascherati da articoli e quindi... Non sempre il lettore è in grado di capire che quello è un'intervista fatta, eh, non lo so, a una, a una energetica che lancia il suo piano di rinnovabili, farlocco, per far decollare il titolo, però capisce com'è. Eh, tutto questo per riuscire a stare in piedi. Certo, in mezzo ci si mettono anche cose importanti, però... È una giostra che si fa male da sola. Quindi, da una parte io non pago e quindi, se non pago, dall'altra parte devo spendere il meno possibile, non solo, anche molto flusso e quindi un tanto al chilo. E sono sotto la tagliola, sotto lo schiaffo della pubblicità. Quindi, è inutile preoccupare. Aspettarsi grandi approfondimenti verso i grandi inserzionisti che sono quelli che tengono in piedi l'informazione, ovvero l'energetica, l'industria alimentare, la moda, cioè ce n'è. Non gli vai a disturbare perché poi loro ti tolgono la pubblicità. Noi potremmo raccontare. eri tu con Mineracqua? Vabbè, possiamo raccontare. però lì era la TV pubblica. Di conseguenza, per avere una stampa che risponde solo al lettore, eh, perché il giornalista, poi anche questa è la sua passione, no? non gliel'ha ordinato il medico di fare questo mestiere. Non devi, eh, non, non devi essere sotto schiaffo e quindi qualcuno deve pagare, vale a dire appunto gli abbonamenti eccetera. Ora l'esempio del New York Times, del Guardian, tanto per portare due, non accedi più se tu non fai l'abbonamento, come è giusto che sia, cioè è un prodotto come un altro, nemmeno il servizio pubblico è gratuito perché paghi il canone. Quindi, eh, il detto eh, se eh, non paghi per il prodotto, il prodotto sei tu, è una, una grande verità. Dopodiché, bisogna prendere atto del fatto che esistono i social, tutte le testate, tutti i miei colleghi pubblicano, hanno i loro profili eh, social, dove c'è un mondo, eh, queste piazze virtuali commentano, smentiscono, insultano. Non interviene. Bene, io che ho una propensione al masochismo, nel momento in cui ho aperto questi profili, ogni giorno ci dedico del tempo per rispondere ai commenti. In quattro anni di data room si è partiti con vai a darla via per strada e io ho risposto perché per strada. E la risposta dell'utente è stata mi scusi tanto, io non pensavo che lei leggesse. Cioè questa è la cosa. no? Quindi, cioè, nel momento questo volevo dire nel momento in cui tu dialoghi con questi che ti dicono: perché l'arrivo, lo sbarco sul Corriere, è stato questo: venduta ai poteri forti per una parte, e dall'altra parte è sbarcata la comunista direi tre. Cioè, quindi, eh, io avevo una difficoltà anche a riconoscermi in me stessa per capire in quale zona collocarmi. tuttavia ho, ehm, fatto questo in questi quattro anni mi sembra che gli interventi siano più costruttivi e si sia riportato un po' di dialogo con quelli che invece insultano, smentiscono quello che dici pubblicando un link che non si sa dove sia stato preso. Però bisogna dire, è una gran fatica. Non credo. Che siano in tanti a farla perché perché poi c'è cioè bisogna anche avere come dire una distorsione c'è cioè un, una patologia capisce però bisogna partire da lì è inutile ignorare questa piazza virtuale che va per conto suo diversamente volevo raccontare un aneddoto di mineracqua allora alla eh, Mineracqua e Acque Minerali, facciamo una inchiesta su come leggere le etichette delle acque minerali. In quel momento, Mineracqua stava rinnovando eh, il pacchetto di inserzioni, credo sponsorizzasse anche Sanremo. Stiamo parlando dei primi anni 2000, eh? telefonata è meglio che eh, quella roba lì, insomma, quel passaggio non passi perché stiamo rinnovando la buona, la, eh, questo accordo e forse non lo si rinnova. Io so che ci fu un, una discussione su questo e decidemmo, beh, se non rinnovano la pubblicità lo diciamo e gli info, glielo diciamo anche che lo diremo. Eh, la risposta è stata va bene così. Quindi a volte anche... Il passare dall'altra parte invece di temere no, l'inserzionista, dire bene, se tu mi impedisci di parlare di te, io lo dirò. Eh, però, insomma, il servizio pubblico poteva permettersi questo rischio, il privato, il privato, molto meno. Bene, grazie. Anche perché siete stati nei tempi, siete stati bravissimi. Io direi adesso che. Una domanda possiamo concederla dal pubblico, so che siamo un po' stretti, però eh, non, voglio, non vorrei come dire, ehm, eh, negare questa possibilità di questa piazza reale e una volta tanto non virtuale. Se c'è qualcuno che ha una domanda da fare ai nostri relatori, una sola e anche sintetica possibilmente. So che chiedo l'impossibile, ma ecco. Salve, mi chiamo Del Vecchio Marina, sono un'insegnante di scuola primaria, quindi eh, ho ascoltato con piacere gli interventi. Devo dire che inizialmente mi sono sentita un po' mortificata e un po' dispiaciuta dell'associare la parola fiducia a un genere come la donna. Proprio perché ehm, il, la parola eh, veicola il pensiero, la parola costruisce il pensiero, la parola è fonte anche di educazione, educazione culturale, di quello che noi siamo come, come popolo, come Stato. Quindi io mi chiedevo come mai non si è pensato di associare la parola fiducia alla parola persona, che riguarda tutti e quindi non va ad alimentare magari delle differenze di pensiero. Già nel momento in cui ci si pone la domanda. Bene, io, non penso che... eh, sì, io credo che in realtà abbiano già parzialmente risposto sia Maria Pia che Milena e che Paolo, Ru... Paolo Ruffini. Eh, era il voler in qualche modo eh, andare all'origine della fiducia, no? Cioè, andare a riscoprire quello che è eh, questa memoria che c'è stata. Io ho cercato di dirlo all'inizio, forse l'ho detto troppo in fretta e, e qualcosa non è passato. E, oltre al fatto che, proprio per, per questo rapporto stretto che la donna ha, quello che diceva Maria Pia, con, eh, con l'origine della vita, col dare la vita in questo atto di affidamento totale che fa è stato pensato di declinare al femminile ma assolutamente condivisibile quello che è stato il punto di vista espresso bene da Milena Gabanelli che è il fatto che poi non, non si può generalizzare molte volte i titoli degli incontri procedono per slogan ecco ma attorno a questo slogan poi si dialoga e penso che sia emerso una serie di motivi oltre al fatto che Ripeto, è stato preso spunto da questo libro dove ci sono effettivamente 16 donne che raccontano. Quindi, ecco, è stato un pochino questo il motivo. Penso che nessuno né degli organizzatori né dei promotori avesse mai pensato che gli uomini non siano degni di fiducia. Però noi lo siamo un po' di più, no scherzo. Però, ecco, vorrei <ride> dire era una, battuta, che ne, era una battuta. Da questo punto di vista il Vangelo è più bravo, nel senso che le parabole che abbiamo commentato, eh, eh, diciamo hanno protagonisti maschili e femminili, indifferentemente c'è cioè la donna che, se, che insegue la, la, la dramma perduta, poi c'è il figlio il prodigo, cioè è più bravo il Vangelo che mette figure maschili e femminili se vogliamo, ma è, appunto, è, lì, cioè è lì il punto, il fatto che è, è un punto a cui arrivare, insomma, il fatto di una fiducia condivisa e allargata, dov'è che in questo momento viene maggiormente, è maggiormente esercitata e divisa? E, e, e vista insomma e no, e, e rimane indivisa sicuramente in questo momento storico io credo che sia proprio più nel femminile ma che serve questa uh, condivisione e contaminazione bella ecco che però uh, in questo momento è lì insomma poi di fatto leggendo le, le storie anche moderne è interessante che benché nessuno ce l'avesse detto proprio nessuno ce l'avesse detto sono di fatto storie di donne quasi tutte di scuola una, solo la mia veramente, <ride> ma di donne in generale, ecco. Ecco, io ma, mi dispiace, ma non c'è tempo per altre domande perché poi alle 17 c'è un ulteriore incontro. Eh, io, però, vi chiedo di avere ancora qualche minuto di pazienza perché ho delle comunicazioni tecniche da farvi. Allora, la prima è che il libro La parola ai racconti è in vendita in fondo, c'è un banchetto dove potete acquistarlo se lo desiderate e Maria, P, Maria Pia Veladiano poi starà. Per un pochino qui, esatto, a nome di tutte, perché non ci sono chiaramente le 16 autrici, eh, potrà firmare il libro per chi lo desiderasse. Ehm, poi eh, l'altra la, um, comunicazione tecnica, scusate che me la sono persa, eccola qui: è che sulla sedia, quando siete arrivati, avete trovato un segnalibro omaggio con un QR code. Eh, che se inquadrate con il cellulare rimanderà a eh, un, uh, un questionario di gradimento. Vi chiediamo mh, di, eh, compilarlo, di compilarlo perché questo aiuta gli organizzatori a, a realizzare un festival sempre più rispondente a quelle che sono le attese insomma, delle persone che partecipano. Tra coloro che parteciperanno al questionario verranno anche estratti dieci nomi a cui verrà donato il calendario 2023 e una shopper del festival. Eh, un grazie ancora agli sponsor che hanno reso e che rendono possibile tutto questo e anche agli amici del festival. Gli amici del festival sono eh, persone che eh, decidono di sostenere con una donazione anche piccola il festival. Chi lo desidera può andare all'InfoPoint e richiedere la la tessera di amico del festival ecco sono 500 dall'inizio del festival è una cosa molto importante per cui eh, ecco pensateci e eventualmente potete andare all'info point io chiuderei mh, lascerei una, la parola a papa francesco eh, nel senso che eh, alla fine di questo, di questo incontro quello che io così ehm, ehm, Trago come come insegnamento mio personale e che alla fine eh, la fiducia forse stia proprio anche nel riappropriarsi di una oltre che di una relazione autentica no? ma anche di una narrazione che è esattamente una narrazione positiva che è esattamente quello che ha cercato di fare eh, la libreria editrice vaticana e prima ancora donne chiesa mondo eh, facendo raccontare Riprendendo, riprendendo in mano il, il racconto e una, una narrazione appunto positiva di cose belle, e in questo senso mettendo come dire, in atto quello che ci aveva eh, suggerito Papa Francesco nel messaggio della comunicazione sociale del 2020, che era proprio, aveva come tema quello della narrazione, e quindi mi piace chiudere con queste parole perché io le trovo molto, molto belle. Credo, scriveva il Papa, che per non smarrirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone, storie che edifichino, non che distruggano, storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme. Nella confusione delle voci e dei messaggi che ci circondano abbiamo bisogno di una narrazione umana che ci parli di noi e del bello che ci abita, una narrazione che sappia guardare il mondo e gli eventi con tenerezza. Che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo, che riveli l'intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri. Perché l'essere umano è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di storie come abbiamo fame di cibo, che siano in forma di fiabe, di romanzi, di film, di canzoni, di notizie. Le storie influenzano la nostra vita anche se non ne siamo consapevoli. Spesso decidiamo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e alle storie che abbiamo assimilato. Le storie ci formano. I racconti ci segnano, plasmano le nostre convinzioni e i nostri comportamenti. Possono aiutarci a capire e a dire chi siamo. Buonasera a tutti e grazie.